Ciao ragazzi, anzi io direi ciao Super Pro, ben trovati a un nuovo appuntamento con The Push Program e la motivazione. Siete sopravvissuti alla settimana di The Push, com'è andata, come state? Io immagino che ormai conosciate tutti i nostri esperti che vi stanno seguendo in questo stile di vita sano, attivo e pieno di sport e spero che li stiate seguendo con tutto l'entusiasmo che loro ci stanno mettendo per trasmettervi questi esercizi e queste ricette e questi workout super motivanti. Bene, io sono qui come al solito a chiudere la settimana di The Push con una piccola pillola motivazionale. Pronti? Si parte! L'argomento di oggi è un argomento un po' particolare perché anche un po' delicato direi, perché entriamo un pochino nella sfera personale di ognuno di noi, ovvero iniziamo a parlare del sottovalutarsi e quanto questo possa scoraggiarci per iniziare una nuova attività, ad esempio, o per non proseguire in una nuova attività. Spero che l'argomento vi interessi, quindi iniziamo subito ad entrare nel vivo del discorso. Mi saprete dire tra i commenti, se volete, se almeno una volta nella vita vi è capitato di ascoltare questa frase che vi sto per dire, o se non vi è capitato di ascoltarla, sicuramente qualcuno di voi l'avrà detta o almeno pensata. Quante volte ci è capitato di sentire, almeno a me tante, qualcuno che vuole, è curioso di conoscere magari lo sport che pratico, quasi da volerlo cominciare e dire ma mi ci vedi a fare quello che fai tu? Oppure, quando potrei mai fare quello che fai tu? Bene ragazzi, questo non è sicuramente il piano giusto per cominciare a spronarsi a fare un passo verso lo sport. Ricordatevi, queste pillole che io sto facendo, in cui parlo specialmente di sport e di motivarvi verso lo sport, in realtà sono pillole che si possono adattare a qualsiasi contesto della nostra vita. Però questo è un nostro programma, è un programma sportivo e quindi io li adatto in questo contesto, ma sentite liberi di inserirli in qualsiasi posto della vostra vita che vogliate. Bene. Io direi che il paragone può essere un po' limitante certe volte e sicuramente il paragone non sempre può essere costruttivo. È giusto nella vita avere dei punti di riferimento perché ci danno, non so, anche delle dritte sugli obiettivi che vogliamo perseguire o conquistare, ma paragonarci come se non sono in grado di fare quello che l'altro riesce a fare, allora non sono bravo, non sono capace, non è sicuramente costruttivo, come ho detto prima. Vi dovete ricordare, e forse l'ho già detto in qualche puntata precedente, ma fa sempre bene ripeterlo, che qualsiasi viaggio, lungo, corto, bello, brutto, semplice, difficile e quello che volete, inizia con un singolo passo. Quindi quando vi viene la fantasia di voler provare qualcosa, non rinunciate a questa cosa solo perché pensate di non essere in grado, perché se non provate non lo saprete mai, non potete fidarvi delle vostre sensazioni. Ricordatevi che molto spesso il nostro cervello è un limite, perché può essere condizionato da tante altre cose, da tante altre esperienze passate, da delle vocine che abbiamo nella testa che o ci facciamo da soli o ci vengono imposte dagli altri e magari se ci trovano vulnerabile trovano pure terreno fertile. Quindi io sono qua imperativa per dirvi che se avete una sola fantasia, un solo dubbio, una qualsiasi cosa che voi volete provate, provatela e poi quando siete di fronte al fatto compiuto saprete dirvi no, non fa per me, sì, fa per me. Il fatto di sottovalutarci può essere dovuto a degli aspetti puramente caratteriali o delle insicurezze personali che possono avere delle radici più o meno profonde, ma non è questo né il luogo né la sede né io ho le competenze per poterne parlare. L'unica cosa che posso dirvi, visto è successo anche a me e può succedere anche a me, di non sentirvi soli e di non sentirvi mai inadeguati, perché, ripeto, mi è successo e succede a più persone di quante voi pensiate. Spesso siamo in dei periodi della nostra vita in cui possiamo essere più vulnerabili, oppure semplicemente abbiamo bisogno di essere spronati un po' di più e certe volte purtroppo andiamo a cercare questa spinta in altre persone, in altri contesti, e invece è solo da dentro di noi che deve nascere. E io con queste parole, con questi video sono qui a ripetervi che ragazzi, tutti noi abbiamo la forza per poterci alzare e dire io ci voglio provare a farlo. Poi io non vi garantisco la riuscita ragazzi, perché nella vita magari fosse così facile raggiungere qualsiasi obiettivo che ci mettiamo nella testa, ma sicuramente l'averci provato in tutti i modi e con tutti noi stessi
dona una grandissima soddisfazione personale. Poco fa abbiamo parlato di paragoni. I paragoni, secondo me, non sono mai costruttivi. Non so se voi avete avuto degli esempi nella vita di paragoni costruttivi. È importante avere dei punti di riferimento, ma non vuol dire paragonarsi ad essi. Allora, diciamo che il punto di riferimento è necessario perché ci consente di individuare un ipotetico obiettivo e perseguire in quella strada e andarselo a conquistare. Il paragonarsi a qualcun altro in realtà non è mai costruttivo perché noi vediamo una facciata, vediamo determinati risultati e vogliamo, ci identifichiamo in quella situazione pensando che sia una situazione facilmente raggiungibile e non ci soffermiamo mai al dietro le quinte, quindi non ci soffermiamo mai al tempo e al sacrificio, a tutta la strada che quella persona ha percorso per arrivare a quel determinato risultato. Anche per questo certe volte magari uno non pensa di non poter iniziare un'attività proprio perché dice io a quei livelli non ci arriverò mai. Ma questo fondamentalmente sono qui per dirvi che ve lo dovete levare dalla testa, anzi ce lo dobbiamo levare dalla testa, non ci dobbiamo più pensare a questa cosa perché ve l'ho detto mille volte e sono qui a ripetervelo altre mille volte che ognuno di noi può, è il padrone della sua vita e può fare tutto quello che vuole o almeno ragazzi, provarci sempre. Ci dobbiamo sempre immettere tutto il nostro impegno e provarci e trovarci di fronte al fatto compiuto e dire io ci ho provato, non fa per me. Quando ce l'abbiamo messa tutta per raggiungere un obiettivo, vi posso assicurare che la soddisfazione è quasi la stessa di averlo raggiunto. Mi è capitato a me in gara tante volte di non arrivare magari a podio, a vittoria o insomma tantissime volte ragazzi e però io ho fatto quella gara, tutto il mio impegno, ci ho messo tutta me stessa e se non sono arrivata è perché in quel momento non ero in grado di farlo. Ma avendoci messo tutto l'impegno, la soddisfazione che ho ricevuto alla fine era la stessa. E questa cosa la potete applicare in qualsiasi contesto, come vi ho detto. E ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Come al solito io spero che le mie parole possano esservi state d'aiuto. Vi ricordo che quando avete dei pensieri negativi o che vi creano disagio, dovete pensare che non siete gli unici ad averli, che la vita è fatta di fasi e ci sono anche queste fasi negative, ma come al solito da queste noi dobbiamo prendere lo spunto per fare meglio. Come al solito io vi invito a seguirci, manca solo una settimana al termine del programma, quindi ci vediamo la prossima settimana con l'ultima puntata e vi aspetto nei commenti per sapere che cosa o se c'è un argomento di cui volete parlare in particolare. Bene. Grazie come al solito per avermi ascoltato e vi abbraccio forte.